Il suo oggetto di interesse è sia il cibo destinato al consumo umano, sia quello per gli animali. Uno dei suoi obiettivi è identificare sostanze adulteranti, contaminanti o dannose presenti negli alimenti e verificare che la loro quantità non superi i limiti consentiti dalla legge. Altro ambizioso proposito è la certificazione della provenienza dei prodotti alimentari, anche per tutelare marchi economicamente e culturalmente preziosi come il Made in Italy o le etichette DOP, denominazione di origine protetta, e IGP, indicazione geografica protetta. Per realizzare questi obiettivi, la metrologia provvede allo sviluppo di metodi di misura riferibili al Sistema Internazionale delle Unità di Misura, SI, che permettano di determinare la composizione e di tracciare la provenienza degli alimenti. La sfida è complessa. Il nostro cibo è sempre più elaborato, colmo di additivi, conservanti e coloranti. È fondamentale conoscere la natura di questi additivi, cioè le loro caratteristiche fisiche e chimiche, per valutarne l'impatto sulla salute umana. Di grande attualità è il caso del biossido di titanio, usato principalmente dall'industria alimentare come colorante, codice E171 in etichetta. Lo studio delle proprietà delle particelle di titanio serve a verificare le possibili correlazioni fra le loro forme e dimensioni, micro o nano, e gli eventuali effetti tossici. Come sottolineato nel corso del convegno INRIM, vi è poi la questione dell'approvvigionamento alimentare, che è oggi un fenomeno globalizzato. Il nostro cibo può arrivare da ogni parte del mondo. Ne vanno quindi garantite sia l'origine sia la conservazione, a salvaguardia delle proprietà organolettiche dell'alimento, cioè della sua qualità, che poi si riflette sulla salute del consumatore. Fra le tecniche di analisi impiegate vi sono le spettroscopie vibrazionali, con cui si osservano le vibrazioni indotte nelle molecole da diverse sorgenti energetiche. Tali tecniche occupano un ruolo privilegiato in quanto consentono di riconoscere le sostanze mediante controlli effettuati in tempi rapidi, senza pretrattamento del campione e in maniera non invasiva. Ne è un esempio la spettroscopia Raman, che è in grado di individuare l'impronta digitale chimica di un alimento. Con la tecnica Raman è già stato dimostrato presso l'INRIM la possibilità di identificare la provenienza di tre diversi tipi di vini piemontesi, Barolo, Dolcetto e Barbera, e delle rispettive sottoaree di produzione. La spettroscopia Raman si è rivelata efficace anche in ambito lattiero-caseario, permettendo la classificazione di alcuni formaggi in base alla stagione dell'anno di produzione. Dalle analisi si desume infatti il tipo di foraggio di cui si è nutrito l'animale che ha fornito il latte. L'INRIM ha iniziato un'attività di ricerca per lo sviluppo di una tecnica di misura elettrochimica molto sensibile per la determinazione di contaminanti metallici e organici negli alimenti, come il mercurio nel pesce. Ha inoltre messo a punto una tecnica di analisi che sfrutta l'attivazione neutronica. Esposti a una sorgente di neutroni, i campioni svelano la loro composizione chimica per rilevare, sempre nei pesci, la presenza di arsenico e selenio. L'attivazione neutronica è anche usata per esaminare quello che potrebbe divenire il cibo del futuro, gli insetti. Grazie al loro alto valore nutritivo, sono ricchi di proteine e poveri di grassi, e al ridotto impatto ambientale derivante dal loro allevamento, gli insetti sembrano i candidati ideali per soddisfare il fabbisogno alimentare mondiale che si prospetta in forte crescita nei prossimi decenni. Non esiste per ora una normativa che disciplini l'utilizzo degli insetti come nutrimento sia per l'uomo sia per gli animali da allevamento, come pesci o polli. La metrologia può essere di aiuto nel promuovere lo sviluppo di una legislazione idonea. Con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, l'INRIM ha in corso una collaborazione per individuare la presenza di metalli pesanti nelle farine d'insetto e stabilire quindi i livelli massimi che possono essere ingeriti. Sul piano internazionale, la scienza delle misure mostra una crescente attenzione per i temi legati alla qualità della vita.
La sicurezza alimentare ne è un esempio e in accordo con questa tendenza mondiale, l'INRIM è in prima linea nel portare avanti ricerche in grado di rispondere alle sfide poste dal sempre più variegato ed esigente universo alimentare. Is that okay?